Massimo Mereu, hai già sognato di alzare una coppa? No, sinceramente no, anche perché la finale è arrivata inaspettatamente su un mio gol. Arrivato praticamente all'ultimo, eravamo tutta la partita in 10, quindi diciamo che è stata una bella soddisfazione quella di portare in finale il Bordano quest'anno in Coppa di Terza. Parliamo ovviamente della semifinale col team Ocleolis, insomma avete rischiato tanto. Sì, abbiamo rischiato tanto anche perché siamo rimasti in 10 con un episodio che forse era da evitare di un mio compagno di squadra, però comunque la squadra dopo si è comportata bene, ha continuato a spingere, a cercare il gol finché è arrivato su un'ultima azione e dopo siamo riusciti a resistere fino alla fine. Come si vivono questi giorni di attesa nel gruppo? Abbastanza bene, dai. Per ora non ci pensiamo, anche perché abbiamo giocato mercoledì, recupero col Trasaghis, dobbiamo giocare anche domenica, quindi per questi giorni andiamo per partita. Cosa temi soprattutto della Mogese? Penso che abbiano un attacco molto... molto collaudato, principalmente secondo me è quello che ci darà filo da torcere. Anche la difesa è giovane e vedremo se la tensione della partita ci sarà anche per loro, però comunque hanno un attacco molto buono per la terza categoria. Mentre i vostri punti di forza quali sono a tuo giudizio? Noi puntiamo principalmente sui nostri anziani, che principalmente ci porteranno più esperienza e probabilmente ci anche tranquillizzeranno nella pressione della partita e spero che ci portino anche a qualche soddisfazione.